Stanno per iniziare 21 minuti che vi cambieranno la vita. Stanno per iniziare 21 minuti che renderanno completamente diversa la vostra vita. Stanno per iniziare 21 minuti e la vostra vita non sarà più la stessa. Cioè, se mo devo dire la stessa roba da 21 minuti... È ora... Tacchemo! Yeah! Vai Gaetano, canta la sigla come di solito canto io. Ah, una nuova versione della sigla di Baglini. Almeno è intonata, perché la tua non è mai intonata. No, no, posso dire no. Sfuma Marco, sfuma. Ma perché? Ma sfuma, non stacca, sfuma. Posso dire che nel risentirmi, che gag brutta. Penso che sono bravissimo a cantare a sigla. Mamma mia, mamma mia. Cioè, lo penso ogni volta. Beh, sì, ma sì, te lo pensi sotto. Esatto. Questo è importantissimo all'inizio di Baglini dichiarare una cosa. Bravo. A, che Pippo è stonato. B, che Baglini è il podcast di Marco e Pippo, il trio comico. Che dura 21 minuti, sì, 7 minuti a testa di rubriche che non conosciamo. Esatto, ognuno esatto porta la propria rubrica. Esatto. La prima rubrica di oggi io la farei far partire a Pippo, sì, perché mi pare giusto, parti tu Pippo. Sapete cosa ho pensato di fare oggi? No, ti vedo con il megafono in mano. No. Dove si sfideranno Marco e Gaetano. Il tema della giornata, la natura. La natura dei colli euganei, precisamente dove sapete che vivo, insomma, ormai da un po' di tempo. Sì. Immerso nella natura, sì, come pensavo. Scusa, lascia stare tutte queste premesse. Perché ogni volta te da metterne in sfida mia Gaetano? Esatto. Cioè, io inizio già con l'ansia. Per confermare chi è il più ignorantello dei due, al momento, aspetta, Gaetano. Aspetta, che adesso partirà la prima scusa. Ma io non abito cosa a Padova, io sono di Mestre. Allora, e quindi esatto non conosco i colli euganei. Intanto a Mestre non parliamo così, amore. Allora, dicevamo che io non, è vero, non abito sui colli euganei, per cui probabilmente li conosco di meno. Però detto ciò, Pippo invece, che è immerso nella bravo splendida cornice dei colli euganei, sì, diria un fiaffora dalla cornice. Un po' fuori, cioè, un po' fuori. Molto, un po' però fuori comunque vive, sì, immerso. Non c'è neanche proprio dentro il quadro, Pippo. No, stiamo a esagerare. Comunque, vivere nei colli, ragazzi, è meraviglioso. Sì? Si fa tante certo attività che ti mantengono in forma, ti certo mantengono, sì, avendo sì 8 ettari di castagne da gestire, da tagliare. 8 ettari di castagne? Che fortunatamente ho anche il mio amico Simia che fa tree climbing. Sì? Simia, il mio amico tree climber, che viene a aiutarmi ogni cioè, tanto. Cioè, tree climber è quello che sale sugli alberi? È quello che sale sugli alberi a tagliare via le rame più alte che non si riescono. I rami. Indietro si dice erame. Scusate, gli amici vabbè, non veneti, vabbè, ma erame, erame. Cerchiamo di parlare un po' più in italiano, certo, per renderci fruibili alla massa. Lo stai dicendo massa a Pippo, che penso posso che... parlare allora, sì, dicendo che il mio amico Scimmia viene a tagliare ma il problema rami non c'era Scimmia, c'era erame. Vabbè, insomma, Simia sei un grande, lo saluto, un grande quindi fan. Quindi è un tree climber. Un tree climber, si arrampica e taglia i rami più alti. Bello, bello. Ma bello, veniamo al quiz, non perdete tempo, ragazzi, ma perché abbiamo solo Simia, 4 minuti. Volevo salutarlo. Allora, domanda numero 1, attenzione. Vai. La caccia, da cui si ottiene un ottimo miele, è detta robinia. Vero o falso? Vero. Bravissimi. Questo lo sapevo. Bravissimi. Tra l'altro dai fiori si ottengono anche dei fritti molto buoni. Bravissimo. Impanati si possono sì, fare sì, molto buoni. Una frittura. Domanda per tra voi. Tra l'altro come si dice infatti, come si raccoglie il miele? Beh, si va a caccia. A caccia. Bellissima. E la domanda che volevo farvi dopo aver parlato di miele, no? Sì. Qual è il gesto più dolce che avete fatto questa settimana? Non nella vita, nell'ultima settimana. Il gesto più dolce. Ci cogli. Evidentemente in si deve persone schifose. No, no, se no, non no, io ce l'ho, io ce l'ho. Vai, vai, Gae. Allora, io ho guardato la mia ragazza, l'ho guardata negli occhi, le ho accarezzato il volto, le ho detto: tu per me sei una persona molto, molto importante. E pertanto mi aspetto che domani mattina ti porti a colazione a letto, perché va bene no tutto, ma ragazzi, cioè no, questa no, è la più dolce che maschilista. Te l'hai fatto. Ho fatto troppo dolce. No, sei troppo maschilista, io ti racconto il mio. Sì, dai. Ho la mia cagnolina in sì calore, però ragazzi, si no, aspetta, no, allora no, un gesto no, che si possa no raccontare, perché così, sì, vai, vai, sentivo. La premessa pare brutta. Si grattava continuamente un orecchio. Non capivo se fosse legato al calore o fosse legato a un problema tipo otite. Allora ho guardato Martina, mia compagna, e le ho detto: bisogna portare la pizza dal veterinario. Certo, esatto. Vatti.
No, vabbè, ragazzi, dopo sono io il maschilista. Siamo, ma perché noi conviene. Siamo assolutamente per le pari opportunità. Siamo per due cui. Persone misere. Andiamo alla prossima domanda. Che era più dolce, tra l'altro. Allora, le more di Rovo sono di due tipi, rosse e nere, vero o falso? Vero. No, ragazzi, no. Maia, falso. Quel rosso vuol dire che non ho deciso di rispondere uguale a Marco, così a manco pareggiamo. Se le trovate rosse, significa che non sono ancora pronte. O che sono lamponi. No, fate un'altra roba. Quindi verdi, rosse e nere. Quando sono nere e si staccano facilmente, vuol dire che sono pronte. Le more di gelso. No, le more di Rovo. Di Rovo, scusami. Ho capito perché ho detto di gelso? Non so, che sei anche qui, però esempio aspre. Stiamo perdendo in chiacchiere e io sto perdendo la concentrazione su questo quiz che voglio vincere. Scusa, mi stia a buttare via l'attenzione, perché non sapremo niente. A proposito di rosso nero, il vostro pronostico per il campionato 2023-2024, secco però. Juve. Napoli, Inter, Juve. Ah, Juve, Napoli, Milan. Corbezzoli. E questa è la terza domanda. Corbezzoli. Tutta sta roba per arrivare a dire Corbezzoli. Sì, guarda, sì. Vabbè. Corbezzoli è un'esclamazione, ma anche un frutto che cresce selvatico d'estate sui colli euganei. Vero. Vero o falso? Vero. Falso, ragazzi, cresce a fine ottobre. Ma era trabocchetto questo. Sì, questo trabocchetto. Ce ne ho anche a casa, vedi, due corbezzoli. Ma la domanda è: da dove nasce l'esclamazione corbezzoli? Non dal frutto, ma da corbelli, che è un modo per chiamare i maroni nel senso dei proprio le parti maroni, intime. Però scusa Pippo, di le parti intime, perché prima ti hai detto 8 ettari del castagno, vero, di maroni, faccio confusione, non si capisce. No. E in alcuni dialetti le parti intime maschili si dicono corbelli, ma fanno dire corbelli in presenza di bambini, dicevano corbezzoli, come dire cazzarola praticamente. Come si dice quella parola lì in dialetto veneto? Beh, se dice no. Perché sei un istigatore a delinquere proprio, cioè tu gli lanci là e Pippo che casca sempre. Ragazzi, abbiamo sforato, manca un minuto. Vai. Ultime due domande secche. Vai. Il sambuco è un fiore che cresce a maggio, da cui si ottiene la celebre sambuca. Vero, falso. Vero. No, ragazzi, ma falso. Sì, però è sambuca, sa da anice. Sambuco, è sciroppo del sambuco, sa tutta un'altra roba. Sì, però lo dice con una supponenza. Chiediamo scusa per l'ignoranza di Marco e Gaetano sui colli ugani. Sui colli ugani. Questo è colli ugani, piante in generale, che sei anche a Mestre il sambuco. Ah, sì? Sui colli ugani puoi trovare i fichi d'India, vero o falso? Verissimo. Vero. Dove? Beh, per esempio sul Monte Ceva. Bravo Marco! Ci siamo stati la settimana scorsa. No, tu non ci sei stata. Bellissima la passeggiata, si parte da Battaglia Terme, si sale, oppure si può partire anche dal Tour, puoi partire anche da Mestre con la macchina, cioè arrivi lo stesso. Però il bello del Monte Ceva è che a un certo punto ti sembra essere in un di essere in un paesaggio vulcanico, perché c'è tutta sta roccia, sti fichi d'India. Fa un po' Sicilia, un po' poco Colli Ugani, però il contorno dei Colli Ugani. Consigliato. Sono di origine vulcanica. Marco e Pippo per il sociale. Per il sociale contro Gaetano che viene sconfitto. No! Anche questa perché volta. Sconfitto? No! Abbiamo parlato. Pareggiato, ignoranti tutti due. Chiudo quindi con una citazione. Cioè, se perdo sono ignorante, se pareggio sono ignorante. Cioè, vabbè. Chiudo con una citazione. Sì. Il momento migliore per piantare un albero è 20 anni fa. Il secondo momento migliore è adesso. Confucio, questa è di Confucio. Bravo. Il momento migliore per tagliarlo è quando hai appena fatto il filo alla motosega. E questo è simile. Bravo, Gaetano! pareggio. Allora, visto che anche questa volta abbiamo dimostrato la nostra ignoranza, nostra. Parlo a nome di Gaetano usando il plurale maiestatis. Bravo. Ma scusa, ma ho pareggiato, ma non è è la qualità del pareggio che non andava bene. Io ho dato delle informazioni in più che tu non sei riuscito a dare, quindi io credo di aver perso come te, ma meno. Con onore, mio no, perdo e basta. Ma sapete che siete due corbezzoli? No, io dico. Adesso so cosa che vuol dire anche. Adesso lo so però. Allora, ho pensato, come si fa ad uscire dall'ignoranza? Come si fa a uscire? Bisogna leggere. Leggere, certo. Bisogna leggere. Cioè, come si chiami che i robi quadrati che ho a casa? Libri. Allora, mi è venuto in mente una cosa, di andare a vedere quali sono i libri che ti cambiano la vita. Allora, a me piace leggere, spesso mi imbatto su libri a cui arrivo per motivi i più disparati, però a volte mi piace andare in cerca di siti che ti dicono quali sono i libri che devi assolutamente
sicuramente consigliati, leggere. Consigliati da... C'era un film che diceva, no, i 100 libri che devi leggere nella vita. Non sì. mi ricordo quale fosse il film, ma mi è sempre incuriosito. Ah, era coso, i 100 libri che devi leggere nella vita. Sì, sì, sì. Ed è bello, no, avere un tra gli obiettivi della vita è bello anche avere delle letture da fare. Certo, certo, certo. Certo. Mi sono imbattuto in questo sito, ma lo dico anche tanto. Sì, certo, si può dire. Illibraio.it. Ah, sì, ok, che... Libraio. Conosco il Libraio. Che era quale? Francesco, stiamo a Francesco. No, ma questo non è il libraio che conosci tu, ah, in okay, generale. Vabbè, non per fare pubblicità, ma visto che ho attinto da là, ve lo certo. dico. Sì. E ci sono una serie di letture consigliate, poi vi metto anche due o tre che ho pensato io. Attenzione. Allora, ne parliamo insieme, testiamo il nostro livello di cultura generale e diamo informazioni magari utili a chi volesse iniziare. Okay. Ma passiamo da un quiz a un test sulla cultura generale. Ma noi siamo gente di cultura, Gaetano. Voglio solo dire che non sto aprendo Google per cercare i libri. No, no, fermi, dai, li conoscete. Libri che ti cambiano la vita durante l'infanzia e l'adolescenza. Oggi. Ora, adesso l'infanzia e l'adolescenza mettono Harry Potter. Beh, no, l'infanzia te la cambia di sicuro. Beh, no. Insomma, allora, però no, tipo perché... i miei bambini piace molto Harry Potter. Ah. Gli abbiamo fatto dei film, mediato. Non tutti i film, perché certo. alcuni poi... però, certo. insomma, come figura gli piace. Harry Potter, però, dobbiamo dire una cosa, su tre piace solo a me. Sì. A me non adesso... piace proprio, Io momento verità. Momento verità. Scusa, spiace dirlo, mi spiace per la Rowling, che conosco personalmente... Ma glielo dicevo anche all'ultima grigliata che abbiamo fatto insieme. Mi spiace, sì, mi spiace, ma non mi piace proprio Harry Potter. Perché? Ma vi spiego perché. Perché non mi piace quel genere troppo fantastico. Io sono un appassionato di magia, nel senso di micromagia. Infatti. Oppure di quella magia, tipo il Trono di Spade, che comunque è molto fantasy per certi aspetti, anche se sono due cose diverse. Ma mi piace molto. Ma Harry Potter non mi piace. Stai bacchette. Vabbè, dai, Gaetano, che mo capito, ti sei un serpe verde. Allora, detto questo. So cosa che vuol dire, per cui neanche allora, mi ha Harry Potter. E partiamo posso... col momento insulti. Allora, da questo momento noi vi faremo delle dichiarazioni che vi permetteranno di insultarvi. Quindi iniziate a insultare Gaetano perché non ha mai letto Harry Potter, ma Pippo prima ci ha detto una cosa fuori onda. Allora, ragazzi, io non ho mai visto, non resisto oltre il quarto d'ora de Il Padrino. No, non so come andare avanti. Volete insultare me che non ho letto Harry Potter e non Pippo che non ha visto Il Padrino? Tra l'altro, ma neanche il mio padrino di Acresi. Ma tirate neanche versione veneta del Padrino. Che si dia? Messanto. No. Niente. Vabbè, non l'ho visto. No, e Marco, no. Marco invece? Ritorno al futuro. Non c'è questo è grave però. Questo è però ancora più grave. Ma come non ce la fai? Guarda, a volte vorrei andare nel 2050 per vedere se sono riuscito a vederlo, perché non ce la faccio. Non mi piace, Ma mi piace. Dai, basta, perché sennò ci insultano per sempre. No, esatto. Vabbè, secondo libro consigliato, La storia infinita. Questo La storia infinita. Questo è un gran libro. Questo è un gran libro ed è anche... Story. Che poi tra l'altro ho scoperto che sul libro non c'è la colonna sonora. No, ragazzi, l'ho cercato. Non sei tipo che i libri paputei che te versi, che sei il pulsantino. Una particolarità del libro della storia infinita è che è scritto con due colori: uno per quanto riguarda il regno di fantasia, dove poi è ambientato il libro, e uno invece nel nostro mondo reale, dove il ragazzino Bastian legge e si immerge in questa fantastica avventura. Allora, io sono sicuro che quelli della nostra generazione hanno visto tutti il film negli anni. Mamma mia. Con quel cane peloso che il drago che hai, mio volevo Falcor. Io volevo proprio come animale domestico, ma ho capito che non esiste in realtà. Esistono però dei cani che assomigliano a Falcor. Su serio? Sì, ragazzi, dovevo andare via. sta qua. E quindi, insomma, anche questa è una lettura consigliata. E poi c'è una gabbianella, la storia di una gabbianella del gatto che iniziano a volare. Chi l'ha letto? Io l'ho letto. Sì, anch'io l'ho letto, però insomma. Molto bello. Allora, libri che ti cambiano la vita quando sei adolescente. Il giovane Holden. Chi l'ha letto? Sì, certo. Sì, io l'ho letto a scuola, devo dire la verità. Ce l'hanno fatto un po' leggere. Però gran libro. Vatte la pesca dell'esclamazione che tornava. Sì, vatte la pesca. Adesso vago su Google, cercare, no? Sì, adesso vatte non ricordo. Lo avevamo anche letto, ma non se lo ricordo. Esatto. Siddhartha di Hermann Hesse. Bello, l'ho letto. Allora, mi ha molto colpito. Io non l'ho ancora letto. Avevo 6 anni, posso dire che magari segnava un po'. Sì, 6 anni. No, insomma, è un libro bello. Però io non ho trovato in questo, vi do questo consiglio, tutti i libri di Daniel Pennac. Allora, secondo me, quando sei in adolescenza, i libri di Pennac.
il paradiso degli orchi, la fata carabina, la progivendola, eccetera, tutto il mondo del signor Malussenè, secondo me è interessantissimo. Anzi, io ringrazio il mio professore di italiano delle superiori che mi consigliò proprio di leggere Pennac, perché secondo lui... a me sarebbe piaciuto, e infatti aveva ragione. Stato così. Anzi, salutiamo Sandro Pilot. Non ciao. So se ci starai ascoltando. Ciao Sandro, sei stato un grande professore. Ma sento che a me prof si chiamava Pilot de cognome, prof di italiano. Ah sì? Sì. Magari era brava. Sì. E ora era Fradai. E ora era Fradai. Abbiamo appena stabilito che chi era Fradai. No, io scriveva benissimo. Io avevo solo una penna. Sì, Pilot. Io vi do un altro titolo che è un po' agé, sì. Ma è Shantaram, che è una storia ambientata in India, una storia molto avventurosa, che vi consiglio. Cercate Shantaram di Gregory David Roberts, se vi piace molto l'avventura, molto la riflessione, molto ciò che vi fa stupire. E l'India anche magari. Sì, molto l'India, è un libro che è interessantissimo, un mattone enorme, ma si fa leggere. Sai qual è il libro che ho letto a proposito di mattoni, proprio che mi ha... Ho perso un'estate, Radici, presente? Sì, quello che poi hanno fatto. Ma de Treviso o de Castelfranco? De Castelfranco, ma dai, ma vai, no, vedi che poi alla fine l'ignorante sono io, che io vado a cercare anche la citazione. Ho detto, ho visto anche, fecero un film famosissimo. Eseguivo de conto quanto conta quinta in quanto quinta quinta canto. Vabbè, sì. Bene, allora noi abbiamo finito i 7 minuti, non posso raccontarvi tutti gli altri libri che avevo scritto, ma ce ne sono, la faremo ancora questa rubrica. Sì. Vi chiudo con una citazione. Sì. Vai. Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L'opera dello scrittore è soltanto uno strumento ottico offerto al lettore per permettergli di discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse visto in se stesso. Citazione di Marcel Proust, che tutti conosciamo. È grande, sì, Marcel, pilota, ragazzi. No, il pilota. No, ma sei ignorante. Marcel era il mimo francese, quello che faceva. No, era Marcel Marceau. Ragazzi. Un poco. Leggete. Vabbè. Chissà quanti di voi sotto l'ombrellone hanno fatto delle letture interessanti, si sono eruditi durante l'estate. Sicuramente per molti le giornate in spiaggia sono finite, ma qualcuno si tiene quella settimana di settembre per andare al mare, no? Quanto sì, bello andare al mare, a settembre. Sì. E anche quest'anno si è discusso molto delle solite problematiche che la villeggiatura in spiaggia porta con sé. Ma cioè, l'eccessivo costo di lettini ed ombrelloni, ad esempio. No, vabbè, ma no. Le spiagge troppo affollate. No, le spiagge affollate. No. Servizi poco efficaci. No, la maleducazione e la mancanza di regole dei villeggiatori. Beh, è vero anche questo. È vero, sì, tanto che c'è un esperto di bon ton, l'abbiamo invitato proprio qui a Baigi, ed è il signor Vianeo da Mestre. Benvenuto, signor Vianeo da Mestre. Grazie di cuore, Pippo, e grazie di corpo anche a te. Come si chiama questo? Scusa, Marco. Questo sarebbe l'esperto di bon ton, Vianeo da Mestre. Secondo te? Che tutto se tranne bon ton. Secondo te, more? No, secondo non me sono cosa? Un esperto, vengo da Mestre, passavo per caso, chi so il passante è Mestre. Ehi, ma ti va a mangiare Binabil che si trio attaccarmi da appena sono arrivato? Perché? Ma illumina la mia giornata. Grazie. Date fuoco. No, ma dai, ma no, ciò. Scusi, ma stiamo parlando di rispetto di regole del buon ton. Sì, però anche a te, Marco, lasciamo la parola al nostro esperto. Sì, ti non dire sempre poi. Bravo, dai. Prego, prego, Vianeo. Allora, le giornate estive passate in spiaggia, sì, sono sì, rilassanti, fatica, no? Rilassanti. Sì. Siamo star l'R, sole, onde, salsedine, profumo di libertà. Ci fanno stare bene. Si parla una canzone del Levante. Mamma mia, ascoltati, mi interrompi un'altra volta. Guarda, ti dà una sciaffa così forte che ti conviene portarti il pranzo al sacco perché ti va talmente lontano. Posso? Prego. Però dicevo, tutte queste belle cose ci possono far dimenticare le buone maniere. Esatto. E quindi? A meno che non abbiate la fortuna di disporre, ad esempio, di un'isola deserta. Insomma. Che succede? So quanti. Certo. È necessario tenere in considerazione che probabilmente avrete dei vicini di ombrellone. Succede. E lì è bene osservare alcune semplici regole di galateo e bon ton in spiaggia. Bravo, bisogna dare poche e semplici regole per convivere in spiaggia. Quindi iniziamo con la rubrica Vianeo spiega galateo. Esatto. Vianeo spiega il galateo. Bravo, mi piace. Prima regola. Impegniamoci a rispettare la tranquillità di chi si trova a pochi metri da voi. Ad esempio, no, a cominciare dal rumore. Certo. O come diciamo a Mestre, Coco, sbassa il volume. Per esempio, suoneria del cellulare, ad esempio. Bravissimo. I messaggi che continua a fare ping ping. Bravissimo. Oppure ad esempio, non so, uno che parla al telefono a voce altissima ti fa ascoltare i fatti sui
No, infatti, ecco, è fastidioso. Non si fa, non, non si, si fa. Fa. Come ad esempio, non si fa, ad esempio, se proprio, 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 proprio non riuscite a non guardare la vostra serie TV preferita, per carità, almeno usate delle cuffie, non il volume del vostro tablet. Esatto. Ecco, e se il vostro vicino però non segue questa piccola regola, fategli notare gentilmente, gentilmente, che con quel tablet e un imbuto saresti in grado di fargli una colonscopia. No, porca miseria! No, come gentilmente? No, non so se sei proprio... In ogni caso il mio consiglio è cortesia, sì, e sempre pronti a rendersi utili per delle analisi mediche. Sì, ecco, tacca flash. Questo vale tranne per Baglii, per Baglii, cioè si ascolta Baglii, puoi tagliarlo tutto il volume. Certo. Anzi, dovrebbero farli sentire nell'altoparlante dello stabilimento. Bravo, 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 bravo. Vai, seconda regola. I putei. I bambini. I putei, bravissimi. I bambini. Mamma mia, oh, ma sempre a precisare, dice Marco. Guarda, dice più i bambini se dice. Ma dice più fastidioso della sabbietta dentro il costume. Mamma a proposito, mia, a proposito. Putei, i bambini. Le poi, risate. I fioi, i cei, i putei. Perché le devo risate stabilire? Di questi qua, che i bambini, va bene, ecco. Le risatine. Che giocano, per carità, possono anche risultare gradevoli, stanno giocando. Sì, ma so mamma che urla. Molto no, meno. Quello no, quello ehi, no. Kevin, ti sei già fatto il bidet prima di venire in spiaggia? Che domanda sei? Kevin, che ti ho fatto a merenda con le melanzane ripiene? No, perché? Kevin, basta giocare con che pantegana? Ma ti piace eccetera, 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 eccetera. Ecco, se proprio, proprio, proprio le questioni di famiglia non possono attendere, spostiamoci almeno dove io non vi possa sentire. Certo. Come diceva il poeta, stame ben, stame ben, stame ben, distante, distante. Un poeta mestrina che questo penso. Bravo, sì. E allora quello che posso consigliarvi, ad esempio, che se portatevi dei giochi da casa, no? Ah, sì, giusto. Costruite insieme un castello di sabbia, improvvisate una caccia al tesoro, se ancora non bastasse, assardi casa con i nonni. No, ma se si va al mare per andare con i bambini. Moretti. Ma mi no. Il mio consiglio educativo è comunque adottare il metodo Don Matteo. Cioè? Questo è interessante. Attenzione. Ti accolgo, ti ascolto, ti perdono. Ma ti ricordo anche che ogni puntata muore qualcuno. Ovviamente. No, è un po' eccessiva questa. Come andiamo di fretta perché stiamo per chiudere la puntata. Terzo punto, il dress code. Cioè spesso mi si chiede come ci si deve vestire in spiaggia. A e chi? Soprattutto, è il topless? Ah, il topless. Bravo. Io sono sempre in topless. Bravissimo. Bravissimo. Cioè, però è vero che a volte può essere il seno nudo può urtare la sensibilità di alcuni. Per carità. Per carità, in questo caso avvicinatevi delicatamente e ditegli: oi alcuni, dai, vai, 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 che qua stiamo per goderci le bellezze del territorio. Già si rivolge agli alcuni, certo. Esatto. Comunque, vabbè, se per caso dovete avvicinarvi, che so, all'ombrellone, ecco, vi raccomando, le signore si mettano un copricostume, un pareo. Oppure gli uomini si mettono la maglietta, i pantaloncini, soprattutto se il costume da bagno è un slip. Bravo. Sì, ecco, perché quando soprattutto ci si reca al bar della spiaggia, effettivamente bisognerebbe vestirsi un attimino. Perché slip. Ma bisognerebbe proprio eliminare slip. Io ve lo ricordo, ragazzi, è il costume a slip, se praticamente è una mutanda colorata. Cioè, ti al bar e a mattina ti va d'inverno a fare colazione in mutande. Bravo. No. Sono d'accordo. La stessa logica, però, è costume lungo, se un boxer. Guarda, qua non sopporto, non pazienza, sopporto. Viene, porti pazienza. E poi ultimo punto fondamentale, avere rispetto della natura. Certo, per cui ricordiamo che le conchiglie non si portano a casa, non sono souvenir. Giusto. Ricordiamoci di lasciare pulito e se non ci sono i cestini di portare a casa i rifiuti, posso dirlo io. Ricordiamo in generale di portare rispetto non solo per le nostre spiagge, ma tutto il nostro pianeta. Abbiamo parlato dei colli euganei prima. Consigli di buona educazione, normale. Perché ragazzi, non sai che col discioglimento dei ghiacciai che sei più mojito per tutti. Bravo, grazie. Bravo. Vabbè, ma posso chiedere una cosa? Da dove nasce questo interesse per le regole da seguire in spiaggia? Perché io sono innamorato della spiaggia. La spiaggia mi ricorda il mio primo amore che ho conosciuto a Jesolo qualche anno fa. Kimberly Busetto. Ero in riva al mare, l'ho subito notata, ho iniziato a guardarla con delicatezza, sai quel pizzico di malizia, finché lei non mi ha detto: "Oh, amore, ti va a guardarmi ancora tanto, ti vuoi che te faccia un poster, ti metti in cameretta?" che donna. Lì ho capito che era una donna delicata. Quasi a terra, sei alta 1,20 m praticamente a terra. E ho capito che lei sarebbe stata la madre dei miei figli, che avrei chiamato Apache Terminator. Apache Pianero. Comunque, dopo averla invitata a un weekend romantico in un'isola al caldo. Dove? A Murano in Fornace. Lei mi ha lasciato. Inspiegabilmente. Allora all'inizio mi sono fatto prendere dalla rabbia, le ho bruciato la macchina. No, però poi mi sono pentito.
detto fare una passeggiata in spiaggia per schiarirmi le idee. Oh, bravo, vedi, vedi. Solo il mare può guarire le ferite di un amore estivo. E guardando quest'acqua cristallina, palme tropicali, pappagalli variopinti. Ma dove? A Mestre. Scusa. Ho scritto t'amo sulla sabbia. Oh, che un bel gesto d'amore. Complimenti. Cosa? Scrivere t'amo sulla sabbia. Un bel gesto d'amore. No, no, è che la sabbia scottava troppo, non sono riuscito a scrivere tutta la frase, sennò cioè? Sabbia sta t'a morti ti. No, 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 no. Salutiamo salutiamo il signor Vianello. No, basta Vianello, la smetta, salutiamo il signor Vianello da Mestre e anzi salutiamo tutti voi perché la puntata di Baigli con questa perla volge al termine. Volge al termine. Salutiamo, come si chiamava, scusa, Kimberly Busetto, se esiste. Speriamo. E anche il tuo cagnetto. Basta, no, no, basta, no, 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 no. Kimberly Busetto, se esisti, scrivici. Voi restate sempre in contatto con noi. Cercate Marco e Pippo e ci troverete. Ciao, alla prossima. Baigli è il podcast originale di Marco e Pippo, il trio comico. Cercaci sui social o sul nostro sito www.marcoepippo.com. Ciao persone.